Al Codma di Rosciano Afano è tornata la manifestazione Sapori e Aromi d'Autunno, il salotto del gusto che per due giornate ospiterà i prodotti agroalimentari marchigiani di qualità. E l'edizione 2019 che si arricchisce di nuove iniziative, di ulteriori iniziative, verrà inaugurata questa mattina alla presenza delle autorità cittadine, poi domenica prossima 24 novembre si replica con la seconda giornata dedicata all'evento. All'inaugurazione l'organizzazione di Olia, a nome dei produttori di olio che partecipano ai concorsi L'Oro delle Marche e L'Oro d'Italia 2019, ha consegnato al vescovo Armando Trasarti la simbolica bottiglia dell'olio della solidarietà a favore della mensa dell'Opera Padre Pio di Fano. Assessore, quando si parla di destagionalizzare gli eventi, Sapori e Aromi d'Autunno ne è l'esempio, una grande occasione non soltanto per i fanesi ma anche per i turisti di poter acquistare prodotti di qualità. Assolutamente sì, guarda, viviamo un mese che è un mese fantastico per i prodotti, per il gusto, per l'enogastronomia e quindi per il turismo enogastronomico, perché ci sono tutta una serie di eventi nel nostro territorio che guardano al fungo, al tartufo e poi proprio alla fine, in chiusura del mese di novembre, arriva Sapori e Aromi d'Autunno, una grande manifestazione che ha 32 anni, una vetrina vera e propria di tutti i prodotti del nostro territorio, dove incontriamo i produttori, assaggiamo i nostri migliori prodotti, quindi una manifestazione importante per le persone che vivono qua, perché vanno a contatto diretto con i produttori, ma per i turisti, perché possono veramente toccare con mano quelli che sono i prodotti del nostro territorio. Quindi complimenti agli organizzatori e ovviamente noi come amministrazione comunale sosterremo sempre una manifestazione che ha questo carattere. Anche questa mattina una scuola tra le note presente, quindi si riconferma la presenza di decine di bambini, tanto il loro impegno, e fra pochissimo canteranno. Sì, canteranno l'Inno di Mameli insieme alla banda cittadina, la banda musicale, e poi faremo l'Inno alla Gioia, l'Inno Europeo, e poi concluderemo con Voglio la pace per te, canzone spero ormai meravigliosa, famosissima, canzone che ha una storia di diversi anni, voluta dal sindaco Massimo Seri, che appunto questo coro mi ha registrato, e quindi la dedicheremo a tutti i partecipanti. E noi non vediamo l'ora di ascoltare queste canzoni, questi brani. Intanto una curiosità, progetti? I prossimi progetti saranno l'8 dicembre sotto l'albero, sia in via dei Ciliegi che in piazza. Quest'anno faremo due doppio concerto con una scuola tra le note. Il primo vedrà impegnati i bambini di seconda e di terza, tutti, con il coro pop sempre di Bellocchi, un coro di mamme brave, nato per scherzo, e quest'anno abbiamo accettato la sfida e quindi faremo concerto sotto l'albero di brani natalizi e non, con bambini di seconda e di terza e il coro di 30 belle ragazze. E poi il 15 dicembre, sempre con la banda cittadina diretta da Daniele Rossi, faremo concerti in teatro, quindi bande e bambini, questa volta le quarte e le quinte abbiamo proprio sfruttato tutti i bimbi, le prime ancora no. Faremo concerti in teatro di brani natalizi e non, ripescheremo qualche evergreen degli anni scorsi e faremo appunto concerto congiunto banda e cittadini all'interno del teatro. Non mancheremo sicuramente, intanto vorrei fare una carrellata, Fabio, di tutti questi meravigliosi ragazzi. Un saluto, ciao, e vi ascolteremo fra pochissimo. Grazie maestro. Yeah.
Massimo Seri per il saluto a tutti gli operatori, a tutto il pubblico, ma anche ai bambini che sono qui presenti con la loro vivacità a questa festa. Prego Sindaco. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento ai bambini che ormai sono un punto di riferimento dell'inaugurazione dei grandi eventi in questo luogo, e anche perché noi siete giovanissimi, diciamo. E questo ormai è un appuntamento fisso dell'autunno, ma in realtà è la fase conclusiva di un mese dedicato al gusto. E noi dobbiamo evidenziare, di questo ne siamo anche orgogliosi, questo è un territorio ricco di eccellenze enogastronomiche. E quando ci sono questi aspetti significa, le cose io dico sempre non capitano per caso, perché dietro c'è una cultura, c'è una passione, c'è un'attenzione, c'è una formazione, c'è una crescita costante, e questo porta un riconoscimento importante, tra l'altro un focus particolare dato anche all'olio, che ci sono le premiazioni anche dei produttori regionali. E lasciatemi dire velocissimamente anche un grazie a chi lo organizza questo appuntamento. Noi sappiamo che è sempre più complicato organizzare eventi e iniziative di questo tipo, e allora un ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che stanno dietro a quello che vedete intorno a noi. Detto questo, buoni sapori e aromi d'autunno a tutti. Bene, ora i bambini della scuola Tobari ci fanno una sorpresa perché ci cantano una canzone che è un inno alla vita. Presidente, la Banca di Credito Cooperativo di Fano sostiene questo progetto, sponsor principale della manifestazione. Sì, sì, l'abbiamo già detto, ma sono 32 anni che noi siamo sicuramente attenti a questa iniziativa, e veramente anche oggi abbiamo avuto la sensazione che di aver fatto bene, perché oramai la cosa riguarda un po' tutta la regione. Noi siamo banche del territorio, lo dico perché allargando un po' la visione anche alle 13 banche di credito cooperativo, molte delle quali sono anche nelle zone del terremoto, alcune hanno quindi anche avuto questo fatto da dover sostenere, da dover comunque guidare. Però ecco, nel nostro territorio noi riusciamo veramente a capire l'importanza di questa iniziativa, perché vediamo degli espositori che sono poi produttori, quindi qualunque cosa che uno propone qua è sicuramente genuina, e quindi questa iniziativa è stata interessantissima, e soprattutto dobbiamo ringraziare Giorgio e anche Francesco Fragomeno, Giorgio, che sicuramente ci credono e continuano ad andare avanti. Quindi noi diamo un piccolo o grande comunque un contributo, e sicuramente diamo sicuramente una spinta a questa iniziativa. La giornata di oggi piovosa a quanto pare, però qui sotto è protetta, e anche questa struttura è una cosa importante per il nostro territorio. Posso pensare.
nastro e le forbici si stanno stancando. Dopo l'inno alla gioia di Beethoven possiamo dire che è veramente una gioia ascoltare questi bambini con il loro coro. La regione proprietaria di questa struttura, abbiamo cercato di riqualificarla lo scorso anno asfaltando i piazzali perché erano in condizioni veramente che ne avevano bisogno. Voglio fare i complimenti ai viandanti di Sapori, all'amministrazione comunale di Fano per questo evento, per l'organizzazione di questo evento che ha raggiunto la 32esima edizione. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa 32esima edizione. 32 anni fa aveva questa immagine e l'abbiamo conservata tuttora perché vogliamo essere coerenti con quello che abbiamo iniziato e con quello che vorremmo fare adesso e fare in futuro, grazie magari alla collaborazione di altre associazioni, ulteriori forze che possono continuare questo percorso che abbiamo iniziato 32 anni fa. Come di consueto, dopo il taglio del nastro è seguita la consegna dei riconoscimenti per il premio Marche Nostre, giunto alla 28esima edizione e conferito ogni anno ad aziende, operatori ed esperti distintisi nel campo della produzione e valorizzazione agroalimentare o a personalità che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. A ricevere il premio sono stati Anna Bracci dell'associazione Camminando sui tuoi passi, Domenico Montagna di Passamontagna, Luca Guerrieri dell'azienda Agraria Guerrieri, Lorenzo Romani di Piccolo Mondo e Renzo Ceccacci, presidente di Olia, per una vita dedicata con grande professionalità e passione al campo medico e alla promozione della cultura enogastronomica. Dimenticassimo quelli che sono il soggetto, i contadini, gli agriturismi, e allora dobbiamo dare onore all'agricoltura anche moderna, viticoltura, verdure, prodotti di formaggio, di salumi eccetera, e sono tutti quelli indietro, senza di loro questa festa sarebbe solo mura. E ultimo, forse questa agricoltura ancora perseverante ci aiuta a mantenere vivo l'ambiente, perché se non ci stanno i contadini l'ambiente diventa desertificato e dove nasce il deserto c'è l'impluvio, c'è il disastro ambientale. Trasarti, al taglio del nastro ha giustamente ricordato le tante persone, i tanti contadini che con dignità lavorano la terra da millenni e che producono questi prodotti, la nostra terra, quindi la verdura, davvero di tutto, e loro sono il fulcro di questa manifestazione, ma anche fondamentale nella quotidianità. Certo, sono il centro, il punto di partenza. Noi possiamo fare festa perché ci sono loro. E soprattutto questi produttori di eccellenza danno un contributo culturale al territorio, ma anche ambientale, perché l'idea del contadino ignorante è finita, il contadino intelligente è un venditore, uno che assapora il futuro, nello stesso tempo coltivando la terra evitano la dissacrazione del territorio, queste intemperie, dove la terra è coltivata e custodita, le intemperie non vincono. E questo è un valore di cui forse dovremmo parlare un po' di più, un valore molto aggiunto e di incoraggiamento anche per i tanti sacrifici che fanno. Questa mattina è stato anche consegnato simbolicamente una bottiglia di olio per la mensa di San Paterniano. Anche questo è importante perché giustamente anche i poveri hanno diritto di mangiare cibi di qualità. Sì, da sempre, almeno da quando ci sto io, l'Olea fa questa festa di consegna tramite il Vescovo per la mensa dei poveri, che è San Paterniano, ma è la mensa anche del Vescovo della Diocesi di Fano. È un bel segno perché
a chi ha bisogno non bisogna mai dare lo scarto, ma il meglio di sé. Mi hanno imparato i miei avi che quando si fa la carità, appena prendi lo stipendio metti la quota, non si avanza, metti la quota di principio, allora tu hai la dignità e dai la dignità. Per aver dato seguito con la costituzione dell'associazione Camminando sui tuoi passi al progetto enoturistico di Sara, la staffetta del Bianchello, e alla valorizzazione anche della cultura enogastronomica del territorio e dell'intera regione Marche, Anna, un importante riconoscimento, un'importante motivazione per questa associazione nata nel 2018 e che ha appunto avuto l'obiettivo di portare avanti i progetti di Sara. Sì. Siamo molto onorati di essere qui, vorrei ringraziare Giorgio Sorcinelli e tutti gli organizzatori di Sapori Aromi, perché questo è un grande riconoscimento per l'attività della nostra associazione e soprattutto per l'attività di Sara, che negli anni passati si è spesa molto per questo territorio e per la sua valorizzazione. Ricordiamo anche alcuni degli eventi, le iniziative proprio che organizzate. Allora, noi organizziamo la staffetta del Bianchello e l'altra staffetta, che sono manifestazioni che di solito si svolgono durante i mesi estivi. E saremo presenti però domenica prossima, 24 novembre, al Salotto del Gusto con una tappa della staffetta del Bianchello. Quindi avremo la presenza di alcuni dottori, parleremo di cibo e salute e allo stesso tempo sarà presente Eugenio di Terre di Giove, che ci farà degustare i suoi vini, i suoi prodotti. E il pastificio Montagna è un altro che ha ricevuto oggi un importante riconoscimento. Domenico, tanta passione alla base del lavoro. Tanta, tanta veramente passione che dedico a questa azienda agricola, perché con il grano abbiamo trasformato con la pasta, senza nemmeno un chicco di grano fuori del territorio marchigiano, e stiamo molto attenti per le selezioni del grano, lo controlliamo in una maniera ben dettagliata. Non guardiamo i quintalaggi, ma guardiamo la sostanza. La qualità, puntate molto sulla qualità. Quando è nata l'azienda? In che anno? È nata 10 anni fa, con una passione che si vendeva il grano, la borsa di Bologna andava alla bellezza di 11 euro al quintale, che io con 11 euro al quintale si comprava un pacchetto di sigarette. Io ho aspettato 2 anni, poi ho aperto un pastificio e sono molto contento e fiero. Ed oggi è arrivato un riconoscimento molto importante. È arrivato un riconoscimento, sono molto contento perché avete perlomeno l'istituzione ha capito i gran sacrifici che ha fatto il pastificio. Oltre 100 le aziende che partecipano quest'anno a Sapori e Aromi d'autunno con prodotti del territorio quali formaggi, tartufi, vini, salumi, olio extravergine, pane e pasta, funghi, confetture e particolarità gastronomiche di ogni tipo che riempiranno quello che per l'occasione tutti chiamano il Salotto del Gusto, insieme ad una lunga serie di appuntamenti che arricchiscono il programma delle due domeniche, dagli incontri di perfezionamento per assaggiatori alle degustazioni tematiche, dai concorsi a premi fino alla mostra micologica regionale. Renzo, l'olio sicuramente è uno dei protagonisti di Sapori e Aromi d'autunno. C'è anche una iniziativa all'interno di questa manifestazione dedicata proprio all'olio. Olio ovviamente di qualità, un olio DOP. Intanto le vorrei chiedere com'è andata quest'annata, perché insomma so che c'è stato anche qualche problema atmosferico, quindi non è andata bene al 100%. È un'annata che ha dei chiari e molti scuri. È andato un po' meglio rispetto all'anno passato, che è stato l'annus horribilis degli ultimi 40-50 anni. Temevamo una scarsa affluenza di oli al nostro concorso L'Oro delle Marche, ma siamo stati smentiti dai fatti, per fortuna, e quindi devo dire che questo nostro concorso è una cosa che noi riteniamo importante, perché anche se riferito soltanto alla nostra regione, è il primo concorso oleario in Italia ogni anno. Domenica prossima di questo concorso verrà fatta la premiazione, quindi naturalmente premieremo i produttori che hanno fatto gli oli più buoni. La cosa di maggior rilievo che vorrei sottolineare è che al concorso di quest'anno, per la prima volta, nessuno degli oli presentati aveva dei difetti, quindi erano tutti oli buoni, buonissimi o eccellenti addirittura, e questo ci fa un enorme piacere, perché noi
abbiamo un po' il vezzo di pensare di contribuire con i nostri concorsi a stimolare nei produttori la ricerca continua della qualità. Evidentemente ci stiamo riuscendo e questo fornirà la possibilità a tutti i cittadini marchigiani e italiani di avere tutti i giorni a tavola un prodotto che abbina in sé due caratteristiche eccezionali, la salute e la bontà. A che ora sarà l'appuntamento? Sarà il mattino alle 10 qui al Codma, presso la sede di Olea. Nicolelli, in veste questa mattina di consigliere provinciale, ha dato il suo appoggio insomma, a questa manifestazione presente al Taglio del Nastro, tanti prodotti del nostro territorio di qualità che oggi vengono esposti, sono in vetrina. Sì, esattamente, insomma una manifestazione che va avanti da oltre 30 anni, 32 per la precisione, e che mette in mostra effettivamente tutti i migliori prodotti agroalimentari non soltanto della nostra provincia ma dell'intera regione. Quindi per Fano è sicuramente un momento importante queste due domeniche di fiera, perché tutti i cittadini hanno la possibilità di conoscere i nostri prodotti. Viviamo in un territorio meraviglioso, io lo dico sempre, pieno di ricchezze e di prodotti veramente di eccellenza. Ecco, l'impegno, il lavoro di queste associazioni, Viandanti dei Sapori in particolar modo, che organizzano da alcuni anni, di mettere in mostra appunto queste aziende agricole che diversamente avrebbero meno opportunità di avere visibilità nel territorio, ecco, è sicuramente un lavoro di qualità. Non dimentichiamoci che il programma è molto ricco, con tante iniziative che proseguono anche dopo la conclusione di Sapori Aromi d'Autunno qui alla Fiera del Codma. E soprattutto io mi piace sempre ricordare quello che è l'eccellenza, che è il prodotto clou di questa manifestazione, che è proprio l'olio d'oliva, insomma il concorso dell'oro delle Marche, che alla quale partecipano quasi 100 espositori, quasi 100 aziende olivinicole di tutta la regione. Insomma è una cosa che, ecco, nelle Marche difficilmente si trova, e quindi qua a Fano c'è questa possibilità e questa fortuna, dico io. Quindi insomma speriamo di proseguire anche nei prossimi anni. La provincia chiaramente dà sempre il suo contributo con le fattorie didattiche, oltre che con il patrocinio, e quindi insomma saremo presenti in questa bella manifestazione anche negli anni a venire. La regione è sempre presente a Sapori Aromi d'Autunno, tra l'altro avete anche contribuito al miglioramento di questo posto di recente. È una manifestazione che sicuramente include tanti prodotti del territorio, regionali e di qualità. Beh sì, la Regione Marche è proprietaria di questa struttura, non solo sosteniamo l'evento Sapori Aromi d'Autunno convintamente perché è un evento importante, ma abbiamo voluto anche fare un lavoro di straordinaria manutenzione di tutta la viabilità interna, di tutti i piazzali, perché ne avevano davvero bisogno. Dopo tanti anni c'era bisogno di un importante intervento di manutenzione. Sapori Aromi d'Autunno, che dire, è arrivata la 32esima edizione, ormai una manifestazione consolidata. Bisogna fare i complimenti all'amministrazione, all'associazione Viandanti dei Sapori per l'organizzazione di questo importante evento, che mette in vetrina le eccellenze della Regione Marche, perché tutti gli espositori sono marchigiani, questo va sottolineato. Sapori Aromi d'Autunno conclude un programma per questo territorio di eventi, di manifestazioni che partono dall'inizio di ottobre con gli eventi del Tartufo a Pecchio, a Qualagna, Sant'Angelo in Vado, Pergola, che hanno fatto registrare quest'anno davvero il tutto esaurito. C'è un mercato importante dal punto di vista economico e turistico dietro i prodotti della terra. Sappiamo quanto il turismo enogastronomico sia cresciuto in questi ultimi anni del 55%, cresciuto negli ultimi tre anni, e nel contempo nel 2017 il turismo enogastronomico ha fatto registrare in Italia 110 milioni di presenze, 12 miliardi di fatturato. Quindi
sapori e aromi d'autunno in questo contesto. Ovviamente sta pienamente in questo contesto, una grande opportunità per l'agricoltura e per il turismo. Un cartellone che fa registrare il tutto esaurito dal 1 di ottobre al 6 gennaio, prima l'enogastronomia e poi il Natale. Grazie alle opportunità e grazie al tanto lavoro che mettono in campo i comuni, le associazioni, le Proloco e i tanti volontari. Quindi la Regione Marche è vicina, accompagna tutti questi eventi, li sostiene perché sono un'opportunità importante dal punto di vista economico. Ventiduesima edizione, quindi una manifestazione longeva, oggi Taglio del Nastro. Sì, 32 anni sono tanti, è la dimostrazione e la conferma che è un evento radicato col nostro territorio. Rappresenta anche una peculiarità, una qualità, quella dell'agricoltura e dei suoi prodotti. Qua ci sono le eccellenze della nostra regione, quindi valorizziamo i nostri prodotti. Però mi piace sottolineare che quando c'è eccellenza significa che dietro c'è competenza, c'è formazione, professionalità, aggiornamento, ma soprattutto tanta passione. E un grazie a chi ha organizzato questo evento, perché dietro c'è tanto lavoro anche nell'organizzazione. Evento che conclude un mese dedicato al gusto. Quindi veramente soddisfazione e soprattutto a questo punto diciamo viva sapori e aromi d'autunno. Presidente, una 32esima edizione che, come ricordavi, ha mantenuto anche la grafica originale, quindi un simbolo che prosegue insomma negli anni, nel tempo, fino a giungere appunto a questa 32esima edizione. Ci teniamo molto a mantenere le origini dalle quali siamo nati, perché, ripeto, ho detto, l'immagine grafica è sempre quella, le olive con le castagne, sinonimo dell'autunno, che ci ricorda in maniera precisa l'autunno. Questa è la manifestazione dei prodotti autunnali, per cui da 32 anni abbiamo conservato questa immagine e questa coerenza, e quindi la coerenza la vediamo anche qui in questo momento, in queste questa domenica, dove ci sono molti produttori che c'erano già 32 anni fa, quando è nata questa manifestazione, che nelle Marche non c'era assolutamente niente di simile se non le fiere importanti del tartufo o quant'altro, o sagre. Manifestazione che comprendesse tutti i prodotti agroalimentari delle Marche non esisteva, quindi siamo stati lungimiranti da allora, la più longeva di queste manifestazioni nelle Marche, e siamo sempre noi, con tutti i tasselli che di anno in anno andiamo ad inserire, con tutte le iniziative che qui ne sono nate. Questa è stata una fucina di eventi che poi hanno combinato con le loro gambe in altri spazi, parliamo dell'olio, da qui è nata l'Associazione Nazionale Olea Internazionale, tutti i concorsi nazionali e internazionali di olio che Olea svolge, ma tutto, concorsi di formaggi, abbiamo fatto di tutto e di più. Dopo qualche anno che realizziamo Baccalà Fest, adesso quest'anno abbiamo in cantiere quello della Pasta Fest, che vorremmo realizzare a Fano nel prossimo mese di settembre. Da lavorare tanto, una manifestazione che potrà coinvolgere tantissime altre associazioni del territorio, le quali i viandanti di sapori sono aperti a tutto, perché da soli non si va da nessuna parte. Chi ci vorrà stare insieme a noi a fare qualcosa di importante sempre per il territorio, quindi parliamo sempre di prodotti della regione, la pasta della regione, pasta alimentare. A Fano solo abbiamo diversi pastifici che realizzano prodotti straordinari, conosciuti in tutto il mondo. Cerchiamo anche noi nel nostro piccolo di valorizzare, insieme a tutti i prodotti che gli amanti e gli appassionati della gastronomia, delle cose buone, possono trovare in queste due domeniche, aggiungiamo altri tasselli nel corso dell'anno per cercare di fare
iniziative valide per la città, per il territorio. Questa la riteniamo la festa dei Fanesi, la festa agroalimentare dei Fanesi, perché qui li vediamo passare tutti. Io incontro molti ragazzi ultra quarantenni che mi dicono: ma io ci sono stato lì, la conosco perché ci sono cresciuto con i miei genitori, mi portavano. Da una parte dimostra che siamo grandi, siamo diventati grandi, però si è ingrandita anche la manifestazione da questo punto di vista. Presente con uno stand dell'Istituto Agrario Cecchi, ragazzi che lavorano durante tutto l'anno, e questa è un po' l'occasione anche per mettere in mostra e vendere i propri prodotti. Sì, ovviamente la scuola Pesaro conta oltre 1150 ragazzi, sia del corso tecnico che professionale agrario. E ovviamente sono dediti alla lavorazione sia delle uve che dell'oliva, quindi produciamo vino, olio, aceto ed altri prodotti che, ecco, in queste occasioni così in fiera portiamo al grande pubblico, sia per l'assaggio, per la degustazione che anche per la vendita. E logicamente ci sono anche i ragazzi in persona. Sì, infatti abbiamo colto l'occasione del Sapori Aromi d'Autunno qui a Fano con uno stand dei nostri prodotti della nostra azienda agraria, dell'Istituto Agrario Cecchi. In più abbiamo la collaborazione dei nostri studenti che stanno attraversando il percorso di alternanza scuola-lavoro. Ecco, lei è proprio il referente in questo caso. Vediamo qui, come diceva appunto la sua collega Olio, ci sono anche degli assaggi, quindi è possibile proprio sentire il sapore del loro lavoro. Sì, esattamente, noi produciamo diversi prodotti nella nostra azienda agraria, abbiamo l'olio d'oliva di questa, diciamo, annata agraria, diversi tipi di vino, tra cui un vino rosso, il Cupido, e un vino bianco Venere. E in più abbiamo, ecco, anche altri prodotti che potete vedere, e questi, diciamo, prodotti agricoli sono tutti fatti grazie all'aiuto dei nostri studenti. Anche quest'anno la manifestazione ha riservato particolare attenzione alle popolazioni marchigiane colpite dal sisma del 2016, ospitando operatori e aziende agricole ricadenti nel cratere del terremoto e provenienti dai comuni di Castel Sant'Angelo sul Nera, Arquata del Tronto, Cascia e Norcia. E c'è anche un'azienda di Visto. Francesco, buongiorno intanto. Come è nato questo rapporto, questa collaborazione con l'evento? Noi siamo stati invitati e messi a conoscenza dell'evento grazie al sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera. Noi siamo di Visto, ma Castel Sant'Angelo sul Nera è un paesino che si trova a 5 km da noi, e ci ha messo a conoscenza di questo evento perché lui è originario di Fano, e siamo stati invitati e siamo venuti con molto piacere per esporre i nostri prodotti. Che cosa possiamo vedere? Perché è carina questa cosa, c'è la possibilità di comporre addirittura un cesto a proprio piacimento. Noi abbiamo pasticceria, cioccolateria, quindi abbiamo una cioccolateria di produzione, di nostra produzione, e facciamo cesti natalizi. Il nostro punto forte sono i panettoni con solo lievito madre naturale, i canditi artigianali che facciamo noi, spediamo in tutta Italia, quindi diamo la possibilità ai nostri clienti di comporre il loro cesto come vogliono. Abbiamo un catalogo di Natale che possiamo mandare tramite email, abbiamo una pagina Facebook Caffè Sibilla dove ci potete contattare, e lì vi mandiamo tutti quanti i nostri cataloghi con i prodotti che potete acquistare sia nel nostro punto vendita a Visso che spediti tramite il sito. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.
non solo aziende ma anche associazioni. In questo caso siamo nello stand dell'associazione culturale La Via della Seta. Buongiorno. 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 Sento un gran profumo, un buon profumo. Qui che cosa abbiamo? Allora, qui abbiamo i maritozzi fatti col mosto, i maritozzi di una volta che non esistono più, non li fa più nessuno. Poi abbiamo le caldarroste, poi abbiamo il vin brûlé, abbiamo un ottimo vino di Gagliardi e di Cartoceto, è un vino molto buono, poi con un segreto mio, il sacchettino mio dei profumi, quindi abbiamo un po', abbiamo la simpatia della compagnia. Siamo... E abbiamo visto che ha dato anche il tocco finale a queste bontà, lo zucchero a velo. Zucchero a velo, sì, perché l'occhio, cioè le cose prima di tutto si mangiano con gli occhi e poi si mangia con la bocca e quindi quello lì è un bel vedere. È un bel vedere ma sicuramente anche buono, che assaggeremo. Sicuramente, sicuramente. Grazie. Prego, prego, arrivederci. Una gran bella tavolata di confetture, di che tipi sono? Che cosa abbiamo? Allora, noi facciamo delle confetture classiche, tipo di prugna oppure di pesca o albicocche, e poi facciamo qualcosa di più particolare, tipo pere e mandorle, oppure fighi e mele, oppure dopo facciamo le composte per i formaggi di cipolle, di peperoni. Ma anche per cambiare un po', sì, dalle classiche. Sì, sì, sì. Quali sono quelle che vanno per la maggiore? Di quelle particolari però? Quelle particolari per la maggiore vanno le pere e mandorle. E un poi... accostamento che piace molto. Sì, sì. E poi anche mele, cannella e noci. Che e le abbiamo anche un'esposizione davanti, una degustazione, quindi la possibilità di assaggiare. Mi sì, diceva sì. Che le fate? Noi le facciamo con delle varietà antiche, le mele e noci, che sono delle mele piccole, una varietà antica. E aggiungiamo poi la cannella e le noci, sempre che coltiviamo sempre noi. Di dove siete? Noi siamo di Spoleto. E quindi queste due giornate dedicate alla manifestazione vi troveranno al Codma di Rosciano. Sì, 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 sì. Grazie e buon lavoro. Grazie, arrivederci.